Ciao e bentornati a un nuovo video. Allora, oggi in realtà chiacchieriamo e basta, nel senso che ho trovato un video tag carinissimo sulla cucina, l'ho trovato su YouTube grazie a Floriana di Buon Appetito con Flo e quindi ho pensato di farlo anch'io, così, giusto per, perché è comunque una cosa carina, un video tag sulla cucina non ce ne sono molti, quindi questo mi sembrava carino da fare. E niente, così vi parlo anche un po' di me, vi parlo un po' anche di commentando io la cucina. Andiamo subito a vedere le domande, che sono 10. Allora, se sentite il tic tic tic, una cosa così. Vediamo se si sente adesso. Vabbè, c'è il mio fidanzato sul divano a giocare, l'ho messo a giocare all'Xbox, come i bambini, perché stava facendo un casino tremendo e io dovevo... Mi sta appena facendo un gestaccio. Allora, andiamo a vedere subito le domande. Sono 10 domande, come dicevo. La prima domanda è: il piatto a cui non rinunceresti mai? Beh, il piatto a cui non rinuncerei mai in assoluto credo sia il cream caramel. Sì. Chi mi conosce un po' da tempo, chi ha visto magari i miei video precedenti, chi ha visto il video sul cream caramel, sa che io ho un particolare feeling col cream caramel. Diciamo che è il mio preferito in assoluto ed è una cosa a cui non potrei rinunciare. Se mi dicessero adesso ti ammazziamo, però ti concediamo un'ultima cosa vuoi? Il cream caramel. Comunque sì, il cream caramel tutta la vita è proprio una cosa a cui non rinuncerei mai. Seconda domanda, qual è il piatto che ricorda la tua infanzia? Bene, la mia infanzia è segnata dalla minestrina con patate e carote. Cioè, penso che non c'è niente come la minestrina di patate e carote che ricordi di più la mia infanzia. È proprio una roba che buona, io adoravo questa minestrina, mamma lo sapeva e quindi me la preparava spesso e buonissima. In realtà saranno anni che non la mangio, magari me la rifaccio una di questi giorni, però è proprio un piatto che mi ricorda la mia infanzia, anche perché adoravo le carote e non so se sono nati prima i miei denti a castoro e poi ho cominciato ad adorare le carote o adoravo le carote e quindi mi sono venuti i denti a castoro, questo non lo so, però io adoro, insomma, mi piacevano tanto. Poi, numero 3, dolce o salato? Beh, ovviamente dolce, cioè senza neanche pensarci, dolce dolce tutta la vita, e però dopo il dolce un pochino di salato, cioè nel senso quando per esempio mangio troppi dolci poi a un certo punto ho bisogno di una cosettina un po' salata per poi riprendere i dolci, però sì, diciamo che per me è dolce. Quali sono i 3 ingredienti che non possono mancare nel tuo frigorifero? Allora, voi penserete che io ho un frigorifero di quelli pieni di roba che... non lo so che cosa pensate, sinceramente. Però non è che io veramente ho gli ingredienti base. Cioè, non... cos'è che non può mancare? Nel mio frigorifero manca sempre qualcosa. Cioè, ogni volta che voglio fare un dolce devo uscire a comprare le uova perché non ce le ho mai. Se mi serve il burro devo uscire a comprare il burro perché non ce l'ho mai. Perché sostanzialmente lavorando tantissimo non è che proprio faccio una spesa pensata, compro quello che so che mi servirà lo stesso giorno perché non sto mai a casa, quindi non avrebbe senso. Però aspetta, ci sono delle... allora, la cipolla c'è sempre, la cipolla è proprio una costante, io uso la cipolla in ogni volta che preparo la cena, un po' di cipolla ci va. Che altro che non manca mai? La marmellata, sia fatta da me che comprata. La marmellata è proprio una cosa che deve esserci sempre a casa, che se non c'è scapoccio. Poi un terzo ingrediente che deve assolutamente essere... ah! Ovviamente il latte di riso. Se non c'è il latte di riso la mia giornata comincia malissimo, ma proprio malissimo. Devo avere il latte di riso perché non bevo latte normale, però mi piace tantissimo e soprattutto il latte di riso, questo qui che compro io, ha il calcio dentro e quindi praticamente mi fa da... mi fornisce il calcio che io non mangio, ma non mangiando latticini, che poi non è vero che non mangio latticini, evito, che è meglio, però diciamo che ecco.
Qual è l'attrezzo da cucina che utilizzi più spesso? Il coltello. Decisamente è il coltello quello che uso più spesso. Coltello o frusta? Quasi sadomaso. Coltello o frusta, sì. Sono il coltello, sinceramente, è proprio l'attrezzo che uso più di tutti. Hai mai usato la cucina per conquistare un uomo barra ragazzo? No, mai. Anzi, quando ho conosciuto il mio fidanzato, cucinavo pochissimo, quasi zero. Poi però a un certo punto io mi sono trasferita a casa sua e la cena era o si andava a cena fuori o lui preparava qualcosa che era a base di panna. Quindi a un certo punto ho detto vabbè, mi sa che mi tocca mettermi a cucinare perché se no qui diventa una botte. E ho sempre cucinato solo tantissimi dolci, ma di salato credo siano 5-6 anni, 4-5 anni che cucino salato, e ho cominciato massivamente a cucinare salato da quando sto con il mio attuale fidanzato. Prima non cucinavo, questo per dirvi cosa? Ah sì, se ho mai cucinato un uomo, se ho mai conquistato un uomo, no. No, non con la cucina, mi sa proprio di no. Anzi, a sentire lui, quello sul divano, che dice che non faccio mai abbastanza dolci, che non faccio mai abbastanza cose, che sto per lamentarsi. Vabbè. Comunque, domanda numero 7. A che età hai cominciato a cucinare? Beh, se mi seguite lo sapete già, ho cominciato a cucinare all'età di 11 anni. 11-12 anni, più o meno quell'età là. Sì, una cosa del genere, e finta malata ho detto a mia madre che stavo male, sono rimasta a casa, ho fatto il crème caramel, è stata la mia prima vera cosa cucinata, e anche se, flashback allucinante, quando ero piccola e mi piaceva vedere mia madre ai fornelli, è proprio una roba che mi, non lo so, mi ispirava tantissimo, allora sai che facevo ogni tanto, sapete che facevo ogni tanto, prendevo un pentolino, ci buttavo dentro un po' di spezie a caso, prendevo le cose a caso e poi ci mettevo un po' d'acqua e facevo finta che quello era qualcosa, non so esattamente cosa, però era qualcosa e mia madre diciamo che me lo faceva fare e sì, adesso sapevo che questo tag avrebbe mostrato troppo di me. Comunque sì, facevo questa cosa di cucinare le spezie con l'acqua per creare chissà che. Comunque sì, credo che comunque all'età di 11-12 anni abbia cominciato a cucinare. Poi, numero 8, cucini i piatti tipici della tua regione. No, non lo so. Cucino di tutto. Cucino, nello specifico non è che... perché la cucina romana è un po' pesante, cioè niente, cioè so che quasi tutte le cucine di tutte le regioni probabilmente sono pesanti, però ecco, diciamo che cioè, la matriciana non è proprio una cosa che faccio spessissimo, la carbonara men che meno. C'è una cosa che mi piace tantissimo della cucina romana, che è quella che si fa con le fave, i piselli, la cipolla, come si chiama? Con la V, aspetta che lo cerco. La vignarola, di un buono ragazzi, ma di un buono, io la adoro la vignarola, però non la faccio mai perché il mio fidanzato è sardo, e quindi scusate gli spoiler perché c'è un caldo allucinante con sta luce, e la vignarola, ma il mio fidanzato è allergico alle fave, è favico, le fave gli fanno male, non le può mangiare, non le può respirare, non ci si può fare niente, quindi niente vignarola in questa casa. Poi, un'altra cosa, qual è l'ultimo piatto che hai cucinato? Oggi è pranzo, ho fatto la pasta con la crema di peperoni, che è una delle mie paste preferite, e niente, c'è anche la ricetta sul mio blog, magari vi metto il link se vi interessa. Molto buona, devo dire, adoro quella pasta. Me l'ha fatta scoprire mia sorella anni e anni fa, ma proprio 5-6 anni fa credo, e da lì comunque è una delle mie paste preferite e stupisco molti dei miei ospiti, li stupisco con quella pasta e tutti fanno wow. No, non è vero. Ultima domanda, decima, descrivi con un aggettivo cosa significa la cucina per te. Beh, la cucina per me è sperimentazione, assolutamente. Io mi diverto a inventare, sperimentare, creare, capire dove sto fallendo, capire perché sto fallendo in una determinata cosa, scoprire abbinamenti nuovi,
cose nuove, mi è sempre piaciuto, è una cosa della cucina, è per quello che in realtà mi piace tanto la cucina, perché sono un tipo di persona che si annoia spesso, cioè sono iperattiva purtroppo e l'iperattivo, quando sei iperattivo tendi ad annoiarti molto facilmente, cioè nel senso non è che lo sto dicendo scientificamente, però questo è quello che succede a me, io tendo ad annoiarmi spesso. Per me la cucina vuol dire sperimentare cose nuove, fare cose nuove e questo. Bene, spero che questo video tag vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commento se vi è interessato, se invece dice ma che vuoi, cose così, e niente, mando un bacio a tutti e ci tengo a taggare una persona, ci tengo a taggare Ombretta del canale Arte per Te, ma lei ha anche un canale di cucina che si chiama Due Cuori e una Cappa, cioè sicuramente lo conoscete, se non lo conoscete andate subito a guardarlo, lei è un'ex insegnante d'arte, io la adoro, non le sto facendo, lei non ha bisogno che io parli di lei, e io veramente la adoro tantissimo. E poi chi altro taggo? Ah, ho scoperto due ragazze carinissime, allora, sono due sorelle, una cucina, l'altra è dietro la telecamera, non mi ricordo i loro nomi, però il nome del canale è Il Goloso Mangiarsano e loro fanno tutte cosettine vegane, vegetariane, tutti modi alternativi per fare qualcosa che abbiamo sempre fatto con i classici ingredienti, loro ti si presentano con semi di lino che li usiamo come le uova o cose così, insomma è un canale carinissimo e interessantissimo e loro sono veramente 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 brave. E niente, basta, mando un bacio a tutti, fate questo tag se vi piace e se lo volete fare e spero che vi sia piaciuto. Un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao! Voglio taggare anche Elena del canale Elena Fortunella, ho semplicemente dimenticato di dirlo ma non mi sono scordata di te, ti mando un bacino, ciao!